Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Faltiamo, siamo qui in un nuovissimo video. Siamo tornati su Subnautica e questo è l'ultimo episodio di Subnautica. Siamo nella mia base acquatica, bella, gigante, e siamo in creativa. Non siamo nel nostro mondo, quello là della serie, perché ho deciso di vedere tutto quello che c'è da vedere in creativa, fare tutto quello che c'è da fare e finire finire il gioco qua, vedere quello che c'è da vedere, poi finire il gioco, perché il gioco è interessante, però una volta che ci giochi un po' ti stanchi, perché alla fine devi fare sempre le stesse cose. È un po', per me, è un po' una rottura. In creativo è molto meglio, devo dire, in creativo è molto meglio, perché mi sono creato tipo una casa gigante che adesso vi farò vedere tutta quanta. È veramente bello. Oggi andremo, in questo episodio, andremo a vedere cosa ci sta tipo più lontano possibile. Se andiamo più lontano possibile, cosa troviamo? E cosa troviamo tipo non lo so. Andiamo a esplorare e a fare tante cose. Prima di tutto vi faccio vedere casa mia. Come hanno fatto entrare sti cose a casa? Vabbè, sono fantasmi. Tu entri qua a casa mia, questa è casa mia. No, tu entri da qua e tutto bene. Poi a sinistra ci sta questo coso, non so che cos'è. Poi qua entri, che è proprio la... Però aspetta, prima vai a destra. E qua sta tipo la sala di ricevimento. La sala di ricevimento... Ok, qui questa è la mia stanza. Molto bella, bellissima. Qua sono tutte le robe nella... Molto bello, molto bellissimo. Molto bellissimo. Quando dico molto bellissimo, è molto bellissimo. Poi qua sta la finestra. Qui una porta... C'è cioè una stanza vuota. E qui dovrebbe esserci un'altra stanza vuota, pure questa. Poi da qua si va nel corridoio. Qui si va nella sala di controllo, nella sala di comando. Nella sala di comando, questo è molto bello, la sala di comando può tipo fare delle camere che tipo le puoi posizionare da delle parti e vedi, puoi giocare, cioè ti muovi come se fossi un giocatore. Però poi ovviamente devi avere un raggio. Questo non va bene. Questa qua no. Questa è così. Guardate. Ovviamente io sto molto molto lontano e il raggio ci sta indebolendo. Se vado più vicino a casa comunque si vede molto meglio. E queste qua sono le camere. Poi qua puoi scegliere, non so che cos'è. Poi qua, questo è un fabbricatore per fare tipo le cose. Vabbè. Questa qua è un'altra sala di controllo. Poi qui sta tipo un tavolino che ti puoi sedere. Poi questa è una macchina di caffè che ti puoi fare il caffè. Poi di qua siamo andati già. Qui c'è un'altra sala di controllo, però là sta tipo una cosa nucleare. Qua sta la sala acquario, che puoi vedere i pesci qui. Però non ci sono perché ancora li devo prendere. Li prenderò più avanti, anzi mai, perché questo è l'ultimo video. Quindi va bene, visto che si è fatto giorno, spiegandovi tutto quanto si è fatto giorno, andiamo. Ah, poi guardate, il coltello si è fatto molto più forte. Tipo potevi fare l'upgrade. Adesso è tipo fortissimo, infuocato, bellissimo. Poi c'è questo qua che ti fa tipo il coso come la creativa di Minecraft, ti fa avere tutto quanto, tutto quello che avete visto dentro a casa mia è tutto qua, bellissimo. Allora, cosa dovevamo fare? Ah, raga, poi ci sta questo qua che già abbiamo visto. Poi sta tipo un robot, che è questo, che è tipo un sottomarino robot. È bello, però fa schifo. Guardate, tu entri dentro, è molto figo, però ecco, il problema è che si affossa da solo, cioè è pesante e a volare non vola. E se vola poi cade da solo. Non è buonissimo, cioè puoi picchiare, guardate, puoi picchiare pure. Però non è proprio buono, buono, buono. Invece, aspetta, fammi uscire. Io mi sono fatto un'altra cosa, che non mi ricordo dove sta, però è tipo un sottomarino gigante. Però aspetta che mi devo ricordare dove sta. È gigante, è impossibile non vederlo, però mi ricordo che era lontano. Io tipo, vabbè, tanto lo parcheggio lontano, tanto comunque lo trovo, è gigante, lo trovo lo stesso. Eccolo, vedo, perché io sono fortissimo, io faccio finta di non poterlo trovare, invece poi lo trovo. Questo è il, non mi ricordo, ciclope mi pare che si chiama. Qua si entra, qui sono tutti i circuiti, tutte le cose. E con questo credo che si può andare tipo anche nelle cose marine, sottomarine, marine. C'è la di energia. A qua ovviamente ti danno anche le cose buone che ti servono. Secondo me in survival, se ti vuoi fare questo, ci metti minimo, ma che ne so, 30.000 ore di gioco, forse.
E noi ce l'abbiamo qua. Questo non ho capito a cosa serve, sinceramente. Poi c'è questo che ok, poi questo che non so che cos'è, questo che non ti fa giocare, e poi questo qua. Molto complesso. Però io so solo che si guida. Ed è difficile anche un po' da guidare. Motore. Qua si accende il motore. Ok, andiamo tutto dritto. Anzi, andiamo un po' più di qua, perché dobbiamo andare. Vi ricordate dove siamo andati l'altra volta? Aspettate che devo un attimo la manovra, che devo vedere dove sto andando. Io vorrei sapere se ci sono magari dei mostri più pericolosi di quello che abbiamo visto l'altra volta, cioè del mostro ultra estinto. Se esistono io metto a piangere. Se esistono io metto a piangere. Perché poi la musica sta facendo così brutta all'improvviso? Allora facciamo una cosa. Io direi di scendere. Ok, che siamo arrivati molto lontano. Preparatevi a vedere una cosa molto brutta. Prepariamoci, eh. Ok. Il Sea Glide sta qua, non dovrebbe, il ciclope dovrebbe stare qua, non dovrebbe muoversi. Noi abbiamo il coso che velocizza. Dobbiamo andare nei fondali. La torcia ce l'abbiamo? Sì, quindi pure se magari ci serve qualcosa per illuminare, noi ce l'abbiamo. Qua l'oceano si è fatto molto più blu. Di mostri però non ne vedo. Ok. Bordo del cratere. Visto qualcosa. Eccolo l'ultra estinto. Wow, non mi fai fare niente, ultra estinto. L'altra volta mi ha fatto fare un volo. Adesso non puoi farmi niente, idiota. Dice cratere. Aspetta che riesco. Prendo un attimo questo. Vediamo se riesco a vedere che sta tipo nel cratere qua. Guarda, guarda che mi vuole rompere. Guarda, idiota, va. Non puoi farmi niente, è inutile. Idiota. Qua stiamo andando proprio. Ok, lo so. Lo so, 200 metri. Qua è proprio buio. M'ha fatto cacare addosso. Madonna. Ho visto un coso bruttissimo. Ho detto, ma che cacchio è? Invece, sembra lui. Ma voi adesso vi immaginate che tipo esce uno ancora più grande. Mi fa tipo, oh, mi caca addosso. Scemo. Vabbè. Abbiamo constatato, pure se scendevo tipo 2000, 3000 non trovavo niente. Credo che questo sia proprio il fondo che puoi raggiungere. E andiamo via. Il viaggio sarà molto lungo, eh. Il viaggio sarà molto molto lungo. Propulsori di Neptune. Beh, se questa non è una navicella, non so cosa posso essere. Quello che comprare, facciamo pure questa qua. Sì, è gigante, è una navicella gigante. Mamma mia. Questo qua è la parte di sopra. E credo che dopo questo possiamo pure andare, no? Oi, non mi schiacciare. Non mi schiacciare, non ti permettere. Non ti permettere mai più. Sì. Sì. Questa è la fine. Questa è la fine, quello è il mio ciclope. E ora mamma mia, questo qua, sistemi idraulici. Ma non è che possiamo giocare anche quando scappiamo, cioè quando andiamo via? Sarebbe bellissimo, nello spazio. Bellissimo. Belli, guarda che figata qua. Questa è la sala di controllo. Qua c'è un cestino. No, avvia la CPU primaria. Questo è un cestino, oppure no? Prepara capsula del tempo. Significa preparare capsula del tempo. Ah, bisogna mettere un'immagine dentro. Vabbè, non ha senso. Questo qui avvia il sistema di supporto vitale. Questo cioè, credo che si. Vabbè, avviamo tutto quanto. Life support systems online. Primary computer systems active.
Va bene? Che dice Razzano, pronto? No, adesso tu mi vuoi far arrabbiare. Tu non mi vuoi far arrabbiare. Perché non è pronto? Devo fare qualche altra cosa? Vediamo. Lancia il razzo. Cannot launch rocket while quarantine. Enforcement platform is okay. Still active. Che significa 40 euro? Ma come devo ammettere? Che significa? Cannot launch rocket while quarantine. Enforcement platform. Shazzi, che significa? Non è che ti spiega cosa devi fare il gioco, no! Cannot launch rocket while quarantine. Mi sono rotto le palle.